della sua vita. Mario Moreno si era domandato cosa provasse il resto del mondo guardandolo in faccia. Le risposte non erano mai state incoraggianti. Mario aveva detto, non era facile da incoraggiare, non lo sarebbe stato nemmeno con una faccia diversa. Da buon cattolico convertito al materialismo dialettico, si era consolato pensando che la concomitanza spazio-temporale di quei capelli, quel naso, quegli occhi e quella bocca, non fosse altro che un elemento di sovrastruttura e che il sigillo della sua unicità, la sua essenza individuale, andasse cercato altrove, da qualche parte dietro lo schermo transitorio e mutevole di quell'aggregato somatico, dentro, dove si trova l'impronta profonda del nostro essere e dove gli adepti della metafisica collocavano l'anima. Lui non credeva né all'anima né alla metafisica, ma neppure poteva permettersi di credere alla faccia. Quella mattina, appena sveglio, aveva ciabattato fino in bagno e si era piantato davanti allo specchio, ben deciso a stilare un elenco mentale delle cose che non andavano nel volto incorniciato tra la mensola e i due faretti superiori. Era la barba, un cespuglio grigio ferro macchiato di nicotina. Erano gli occhi pessimi, erano le antiche cicatrici puberali, erano i peluzzi color antracite che spuntavano dalle orecchie, o piuttosto quelli che si affacciavano dalle narici. Erano i capillari dilatati sulle guance e sul naso. Fece scorrere l'acqua fredda e si tamponò le borse sotto gli occhi con il lembo di un asciugamano inzuppato. Il freddo, per quanto ne sapeva, era astringente, ma per quelle inchiature violacee non sarebbero bastate tutte le nevi della Siberia. Si accese una gitana e si sedette sul bordo della vasca. Aprì il rubinetto, miscelò acqua calda e fredda, inserì il tavolo. Tornò davanti allo specchio. Era evidente che sull'argomento faccia il mondo non la pensava come lui. Nessuno credeva più che l'impronta del nostro essere si trovasse da qualche parte dentro o da qualche parte dietro. Mario gettò la gitana nella tazza e si stirò di là. Si tastò il vento, oltre il quale intravedeva le falangi pelose delle dita dei piedi. Fumava così tanto che gli si erano ingiallite anche le unghie degli alluci. Non si sarebbe limitato alla faccia. L'offensiva doveva essere, per usare una parola alla moda, globale. Avrebbe smesso di bere, avrebbe diminuito il fumo, avrebbe mangiato verdura. Si sarebbe rimesso in forma, mugendo di piacere, si calò nella vasca d'acqua bollente. Immerse un asciugamano, lo strizzò e se ne coprì il viso. Chiuse gli occhi e si abbandonò alla più ricorrente delle sue abitudini solitarie, che non era la masturbazione, passatempo che avrebbe richiesto sforzi immaginativi e mnemonici superiori alle sue attuali capacità. No, Moreno per passare il tempo inventava titoli di saggi. Si trattava di cercarne uno che di volta in volta, rientrando negli standard della titolazione accademica, si adattasse alla sua situazione presente. E quella mattina poteva forse trovarne uno migliore di incorpore sano, materialismo e riscoperta del corpo in Mario Moreno all'alba del millennio. L'asciugamano sulla faccia dell'uomo abbandonato nel calidarium si increspò, poi tornò a distendersi, poi si increspò di nuovo. Qualcuno là sotto rideva.